Salve ragazzi e bentornati a Videogame News, il TG di EveryEye.it che di settimana in settimana vi consente di tenervi aggiornati in merito alle più importanti notizie del mondo videoludico. Iniziamo l'edizione di oggi parlandovi di Battlefield. Secondo alcuni analisti, Electronic Arts avrebbe rinunciato ad annualizzare la sua celebre serie di first person shooter. Il quinto episodio della saga, infatti, dovrebbe uscire addirittura nel 2016, mentre durante i primi mesi del prossimo anno vedrà la luce Battlefield Hardline. Per la fine del 2015 Electronic Arts si focalizzerà su Star Wars Battlefront, dando così a DICE più tempo per lavorare su Battlefield 5. Il publisher vuole infatti evitare di lanciare sul mercato un prodotto incompleto e pieno di problemi, come fu Battlefield 4. Da qui la decisione di rimandare il lancio del sequel. Ovviamente si tratta solamente di previsioni degli analisti che non necessariamente coincideranno poi con la realtà dei fatti, ma noi tutti speriamo che in fondo ci sia una piccola verità. Microsoft ha annunciato di recente una promozione destinata, almeno fino ad adesso, soltanto al mercato americano. I giocatori statunitensi, infatti, dal 2 novembre al 3 gennaio 2015 avranno la possibilità di acquistare la console risparmiando ben $50 sul prezzo di listino. Il pacchetto di base della console senza Kinect costerà dunque $349. Come se non bastasse, la casa di Redmond ha confermato infine che lo sconto in questione verrà applicato anche ai bundle in uscita, dedicati ad Assassin's Creed Unity, Sunset Overdrive e Call of Duty Advanced Warfare, in modo tale da lasciare ai consumatori la più ampia possibilità di scelta allo stesso prezzo. Non ci sono conferme che l'iniziativa si estenda anche ai territori europei, ma voi restate sintonizzati su EveryEye.it per ogni novità. Durante i giorni scorsi il web è stato letteralmente invaso da leak più o meno approfonditi su Call of Duty Advanced Warfare, nuovo titolo della celebre saga di first person shooter bellici in sviluppo presso gli studi di Sledgehammer Games. Tra i vari dettagli trapelati in rete vi sono delle novità riguardo alla campagna single player, la cui longevità dovrebbe attestarsi sulle 5 ore, perfettamente in linea con quella dei titoli precedenti. Glenn Schofield, il cofondatore della Software House, ha però espresso molte lamentele in merito alla faccenda, rivelando che il suo team ha investito ben 3 anni nel progetto, mantenendo il massimo riservo su moltissime informazioni in modo tale da non rovinare la sorpresa ai giocatori. Ricordiamo che l'uscita del titolo è fissata per il 4 novembre su PC e console di vecchia e nuova generazione. L'avventura grafica ispirata al mondo di Game of Thrones e sviluppata dal team di Telltale Games è stata annunciata quasi un anno fa nel corso dei VGX Award di Spike, ma da allora le informazioni in merito al progetto sono state piuttosto scarse, per non dire quasi del tutto assenti. Comunque sembra che le cose siano destinate a cambiare. La community manager della Software House ha infatti confermato su Twitter che la prima stagione del titolo inizierà nel 2014, con il primo episodio addirittura d'arrivo entro la fine dell'anno. Purtroppo al momento non sono stati svelati altri dettagli, anche se speriamo di saperne di più nelle prossime settimane. E chiudiamo l'edizione di oggi con le nostre consuete top e flop news. Il top di questa settimana spetta di diritto a Cloud Imperium Games, che ha annunciato ufficialmente di aver raggiunto l'impressionante cifra di $59 milioni in finanziamenti per il suo ambizioso simulatore spaziale Star Citizen. Chris Roberts, il game designer che ha dato vita all'indimenticabile Wing Commander, sta dirigendo lo sviluppo del progetto, che ha ormai letteralmente conquistato il cuore di tutti gli appassionati, come dimostrano del resto le tantissime donazioni effettuate sin dalla primissima campagna di finanziamento Kickstarter. Il flop dell'edizione odierna dobbiamo invece assegnarlo a 2K Games. Sembra infatti, a giudicare dalle informazioni diffuse dal portale The SmackDown Hotel, che le versioni PlayStation 3 ed Xbox 360 di WWE 2K15 non includeranno diverse feature specifiche presenti nelle edizioni passate. In particolare, alcuni utenti che sono già entrati in possesso del gioco parlano della totale rimozione della modalità Story Designer, oltre alla possibilità di creare una mossa o una finisher e personalizzare le musiche del gioco. Purtroppo non è chiaro se questa situazione varrà anche per le edizioni PlayStation 4 ed Xbox One, la cui uscita è prevista per il 21 novembre. Ricordiamo invece che sulle piattaforme old gen il titolo sarà disponibile dal 31 ottobre. Con questo è tutto per l'edizione di oggi del Videogame News. Con il nostro TG Videoludico ci vediamo come sempre il prossimo venerdì. Ciao a tutti!